Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Come state? Io tutto bene, noi tutto bene. Non ci si vede da un po' di tempo, ma eccomi qua. Diciamo che ragazze, mi scoccia anche ripetermi, però perché comunque su Instagram mi scrivete spesso: mancano i tuoi video, mancano i tuoi video. Ragazze, tanto ve l'avevo detto, come ci può essere qualcuno più spesso, come può passare un po' di tempo? Perché comunque, ragazze, ripeto, fare video non è facile. Vi avevo comunque detto che avrei fatto qualche video quando ci fosse stata qualche novità, una cosa carina da farvi vedere, un cambiamento. E quindi eccomi qua. Allora, ragazze, oggi per me è martedì, non so se come sapete, io il martedì non lavoro, almeno ho cercato di prendermi almeno un giorno della settimana libero, però è comunque per dedicarmi alla casa, oppure se devo fare qualcosa, almeno ho un giorno in settimana libero. E quindi oggi eccomi qua. Allora, ragazze, novità, grande novità, come avrete letto forse anche dal titolo. Perché non so come lo chiamerò questo video, ma va bene. Finalmente abbiamo messo la stufa a pellet, ce l'hanno montata proprio ieri e come vedete io subito vi giro il video per comunque farvi vedere. Allora vi premetto, prima che quando ve la faccio vedere, noterete uno scotch sotto perché raga, purtroppo le cose non possono andare sempre belle, lisce, tutto perfetto, ma è un po' difficile, non so se capita anche a voi. Mammi quasi sempre quando mi devono montare qualcosa, quando devo fare qualcosa, vabbè, comunque una sciocchezza, fortunatamente. Oggi, infatti, nel pomeriggio verranno a sostituire praticamente il cestello, non il cestello, lo sportellino bianco che vedete sotto, è uno sportellino che si apre, però va chiuso con un magnete, con una calamite molto forte. Perché quello è lo sportello dove sotto, diciamo, c'è il cestello che si estrae, dove cade poi tutta la cenere del pellet, ecco. E quindi se quella non è chiusa bene, la stufa va in allarme e quindi hanno dovuto mettere questo scotch, perché sennò poi non la potevamo manco provare e quindi ci hanno messo questo scotch, quelli di carta, sapete che si usano anche per imbiancare, va bene. Tanto gli sportelli, ragazzi, sono in ferro alluminio. Si pulirà molto bene, ma tanto non credo che è una colla molto forte, almeno me lo auguro. Comunque, tanto dopo ragazzi ve la faccio vedere, io sono veramente felicissima perché è come la volevo io e quindi sono veramente molto molto contenta. Ieri l'abbiamo anche provata, l'abbiamo tenuta accesa quasi 3 ore, anche se non c'era, diciamo, tutto questo bisogno, però come sapete quando montate una stufa comunque bisogna anche provarla, tenerla accesa per vedere comunque come la sua funzionalità, no? Se c'è qualche problema, a parte che si fa prescindere, perché comunque poi c'ha tutte le guarnizioni nuove, quindi infatti ieri accesa emanava, diciamo, quegli odori un po' di nuovo, no? Delle gomme, tutte le guarnizioni. Poi piano piano è andato sempre più a sfumare. Ovviamente ci hanno detto che più la terremo accesa, più questo odore, diciamo, un po' cattivo andrà via. C'ho altre, voglio far vedere anche un mobiletto nuovo che ho preso per il bagno, l'ho preso su Amazon, casomai vi riferirò meglio perché non mi ricordo, mi sembra di sì, perché non so se vi ricordate, io volevo prendere il mobile che come c'ho quello là della lavatrice, uguale, cioè non uguale, cioè praticamente la stessa linea, è un mobile a colonna dove c'ha due sportelli e all'interno si mettono la biancheria sporca e c'ha proprio due cestelli. All'inizio volevo prendere quello, però poi quando abbiamo preso bene le misure avevamo un po' paura che andasse troppo a chiudere il bagno e quindi abbiamo evitato. Mi sono messa a spulciare su internet, su Amazon, e ho trovato questo molto carino che, ragazze, il davanti riprende praticamente la panca che io ho, che è di Ikea. Quindi c'ha la stessa rifinitura, quindi top ragazze, l'ho acquistato subito ed è molto carino, molto capiente, poi è un mobile molto più carino, sono veramente soddisfatta. E niente ragazzi, io ieri quando hanno finito di montare la stufa, erano all'incirca le 15:30, come sono andati via, è uscito anche Christian, ragazzi, io ovviamente ho aperto nonostante la stufa era accesa.
pulito per bene, specialmente ovviamente a terra, ho spolverato bene perché comunque loro hanno dovuto pulire anche la canna fumaria che era molto anche attappata. Infatti la mia preoccupazione in tutto questo era la canna fumaria perché non sapevamo le condizioni in cui la potessero trovare, quindi la mia preoccupazione era solo quella, ecco. E in effetti ci hanno messo un pochino in più perché era praticamente attappata e poi c'era tutta la furgina all'interno dove ovviamente va pulita, anche se loro all'interno hanno inserito questo grande tubo di acciaio, non so che tubo è, comunque penso che chi ha la stufa lo sa, però comunque nonostante tutto questo va comunque pulita perché comunque se no il tubo non entrava manco perché era proprio chiusa e niente, quindi felicissima ragazze, veramente almeno a me piace, spero che piaccia anche a voi. Quindi io di là ieri ho fatto tutto, gli darò una spolverata perché queste sono le mie fisse, tanto oggi il tempo non è neanche un granché, ho fatto bene ieri perché era una giornata bellissima, quindi ho fatto benissimo. E niente ragazzi, io ve la voglio far vedere perché fremo peggio di voi e quindi andiamo a vederla. Allora ragazze, siete pronte? La luce non è un granché perché, ripeto, il tempo fa cagare, ma comunque ve la mostro, a prescindere, ho acceso i faretti per farvela vedere meglio. Siete pronti? 3, 2, 1. Ragazze, allora vedete lo scotch che c'è lì? Questo, ovviamente questo è uno sportellino che viene aperto, dove già vi ho spiegato. E quindi deve essere ovviamente chiusa per bene perché se no non va in allarme, non funziona. E niente ragazzi, questo è tutto il lavoro che hanno fatto. Vedete dove era il buco, ovviamente prima era chiuso, non si notava, l'abbiamo fatto proprio fare, diciamo, questa curva, anche se facendo questa curva comunque ci hanno detto di farla pulire almeno 2 volte all'anno perché si può depositare qui più la cenere perché non ha, cioè, si va a fermare praticamente, però hanno detto che non è detto perché comunque è breve il tragitto, quindi non è detto, però noi lo faremo a prescindere. Comunque ragazze, la stufa è questa, io spero che dal video renda, questo praticamente è tutto in vetro, quello è in alluminio lucido ragazze, bianco. Ragazze, cioè, per qui io ve la faccio vedere anche da lontano, è perfetta praticamente. Cioè, sembra, ragazze, credetemi, il posto suo. Ovviamente non è proprio centrata la colonna perché sennò, ragazze, il tubo sarebbe venuto storto. Quindi preferisco tenerla un pochino più spostata da un lato anziché vedere il tubo storto. Ma comunque è perfetta. La presa ovviamente un pochino si nota, ma io ci ho messo la piantina davanti, raga, tutto non si può avere purtroppo. Era bello, diciamo, tenere la presa proprio dietro, ma questa ragazza è una colonna di cemento armato, quindi è una colonna portante, non penso che mettevano una presa dietro. E beh, tanto come sapete qua noi avevamo il muro, quindi questa era una stanza e quella ne era un'altra. Loro prima ce l'avevano praticamente parallela al muro che era qui e quindi c'avevano questa presa che poi noi buttando giù il muro è andata via. E quindi raga, io non so se a voi piace, ma credetemi, io vorrei accendere più luce, ma purtroppo la giornata non rende una cippa. Raga, è bellissima, poi non vi dico accesa, ma penso che chi ha la stufa a pellet può immaginare. Questa stufa qui praticamente esce il calore da sopra e da queste fessure che ci sono, questa qui davanti, e il pellet si inserisce qui dentro ed è, noi l'abbiamo noi scelta così, ragazze. Infatti è più piccolo, diciamo, la capienza del pellet, ma di poco, però diciamo, preferivamo che il tubo venisse da sopra anziché da dietro, perché sennò veniva troppo in avanti e non era bello. E quindi abbiamo scelto questa. Raga, io non lo so se a voi piace, ma per me è bellissima. Ripeto, dal vivo è tutta un'altra cosa, dal video non rende molto, ma è bella, è perfetta, non è né grande e né piccola. Quest'anno, quando poi a dicembre faremo l'albero, lo faremo qui, ma credo di cambiare totalmente l'albero. Volevo comprare quello la slim
perché comunque abbiamo preso un po' le misure dell'albero, viene troppo fuori l'albero, poi il passaggio comunque bene o male è così, poi c'è il tavolo, quindi abbiamo deciso di fare quell'albero ovviamente più slim qui. Va bene così. L'importante è avere l'albero di Natale perché a me piace tantissimo, perché comunque qui ormai c'è la stufa, non è che la posso spostare. E niente, ragazze, fatemi sapere ovviamente se vi piace. Se riesco, se oggi l'accendiamo, ve la farò vedere anche accesa, se no c'ho anche un video che ho fatto ieri. Nel caso se non l'accendiamo, perché ovviamente aspettate, mi riprendo io, eccola qua. Se non l'accendiamo perché comunque non c'è bisogno, vi metterò un mini video dove ovviamente l'ho ripresa ieri. E questa qua, praticamente la fiamma, ragazzi, viene da sotto. Quindi noi vediamo solo la fiamma, bellissima, ragazzi, veramente molto molto carina. Ovviamente c'è il suo telecomando, può essere collegata alla wifi, eccetera, eccetera. Comunque, ragazzi, io sono felicissima, veramente. Perché secondo me, oltre che è d'arredo, perché ovviamente fa d'arredo, ma comunque come fonte di calore, secondo me c'è un bel risparmio. E niente, molto molto bella, ragazze, sono troppo felice. Bellina. E niente, ragazzi, adesso devo ovviamente, sto facendo arieggiare la mia camera perché devo cambiare il letto mio, di Francesco l'ho fatto ieri, e quindi oggi mi dedico un pochino alla mia camera. E dovrei anche uscire un attimo e niente, quindi raga, felice. Dopo vi faccio vedere anche il mobile del bagno. Adesso voglio un attimo iniziare a pulire la camera da letto e dopo ve lo faccio vedere.
Allora, ragazze, vabbè, sta piovendo, non poco, comunque sono in bagno, come potete vedere, e volevo far vedere il mobile. Io l'ho voluto mettere lì perché mi è comodo. Adesso devo solo trovare, perché per metterlo lì abbiamo dovuto togliere il gancio dove c'era la carta igienica. E quindi vorrei prendere una colonnina da mettere tra il bidet e ovviamente il water, dove posso, fino adesso non l'ho trovato, ragazzi, dove posso mettere sia le asciugamani che la carta igienica che lo spazzolone. Fino adesso ho trovato o solo per lo spazzolone carta igienica o spazzolone e asciugamani. Devo vedere, perché ovviamente adesso la carta igienica ce l'ho appoggiata sul mobile. Comunque, vabbè, adesso vi giro e ve lo faccio vedere. Allora, ragazze, eccolo qua. Veramente carino, ragazze. Ripeto, ho visto, ho preso su Amazon, pagato 100 euro, ragazze, 99,90, una cosa del genere. Comunque, vedete com'è fatto davanti, che c'ha tutte queste righe che riprende, guardate, la panca questa qua di Ikea, ma anche come, diciamo, finisce con i piedini, vedete? Cioè, sono molto molto simili, ma ovviamente questo qua lo vedete più bianco perché è nuovo. Questo qua di Ikea c'ha già un po' di anni, comunque il bianco si sa che con il tempo un pochino, no? Perde di quella brillantezza del nuovo. È normale che si diventa così. Perché noi, mi ripeto, volevo prendere la colonnina da mettere qua, ma è un pochino più larga di questo spazio che vedete qua. In più questa doveva essere spostata. Qui ovviamente noi abbiamo la doccia, quindi io qui a terra metto il tappetino quando usciamo dalla doccia. Capite bene che se no dopo veniva tutto troppo, era un po' scomodo. E quindi ho preferito alla fine fare così, che poi, raga, non ci sta male. Perfetto. Questo praticamente si apre così. Vedete? Dentro ci sono adesso i panni sporchi, dove all'interno ovviamente trovate anche la cesta, fatta benissimo. Comunque, ragazzi, è proprio un mobile bello, pesante e a me piace tantissimo. Sopra, ovviamente, sono andata a mettere questo profumatore, questo qua io l'ho preso da Federica Home Sweet Home, che lei fa tutta questa linea di profumi, fa tante cose molto carine. Andate sul suo sito perché veramente trovate tante, tante, tante cose carine. E quindi mi piaceva tantissimo e l'ho messo qui dentro. Niente, come vedete lì c'è la carta igienica e raga, devo vedere come devo fare. Ripeto, voglio mettere una cosa qui in mezzo da poter metterci il tutto, così tolgo anche lo spazzolone che ho lì dietro e metto tutto qui, ovviamente di acciaio, perché comunque io c'ho, vedete lì l'asciugamanino di acciaio, cioè, non mi piace di bianco, lo voglio fare così. E quindi sto cercando, ma raga, non lo trovo. Ripeto, ci sta solo con due cose. Ho tre cose, fino adesso non l'ho visto, cercherò, non demordo, se no vedrò una soluzione adesso, vedo. Non mi dite mettetelo qua perché è scomodissimo e quindi perché ci abbiamo provato, ragazze, non è che non ci abbiamo provato, ma non mi piace proprio assolutamente. E niente, ragazzi, cioè, lo spazio è perfetto, non è niente, ci sediamo benissimo, quindi tutto, cioè, a me piace tantissimo, ripeto. E secondo me è stata un'ottima soluzione anche lo spazio tra le due, perfetta. Adesso, raga, la lavatrice è un pochino spostata in avanti, che diciamo che quando è in funzione un pochino, pochino, come sapete, la lavatrice un po' cammina, no? Quindi la dovrei spostare ancora un pochino più dentro, ma va bene. Devo modificare ovviamente la tenda, perché me l'ho messa così, perché è un po' lunga adesso che ho il mobile, mi dà fastidio. Adesso, ragazzi, sto studiando tutto bene bene perché non voglio fare le cose affrettate, può essere che cambio, non lo so. E quindi, vabbè, io ho messo questo perché credo che sia chiusa la clip senza finire di parlare, perché sono molto frettolosa. Comunque, qui, come vedete, ho acquistato questa mensolina di Ikea, che raga è molto più comoda, mi piace molto di più, ripeto, questa è di alluminio. Quindi voi lo pulite benissimo, non si macchia, è perfetto. L'altro là di legno si era rovinato. Vedete, qui ci mettete tutte le cialde. Io di qua e di qua ci ho messo lo zucchero, ma di qua è finito. Qui sotto ci ho messo un vassoietto. Ma per adesso ci ho messo questo, poi vedrò se trovo uno più carino. E quindi, raga, secondo me, ripeto, è perfetto. Qui abbiamo aggiunto una luce nuova. L'ho presa dal lobby, mi sembra, sì, raga, perché comunque era buio qua sotto, anche su quell'altra luce, ma non mi piaceva. Mi
ci voleva una luce bianca, anche se questa luce c'era anche più lunga, però raga, io mi trovavo lì, l'ho presa, non avevo le misure, ho detto vabbè, questa sono certa che mi ci va, però se prendevo l'altra che era un pochino più lunga, secondo me era perfetta e il filo lì non si notava neanche, ma non so se cambierò, tanto raga, non costa tanto, quella più lunga veniva a 12 o 13 euro, ma adesso non mi ricordo comunque, però adesso va bene così, guardate che bella luce che fa. Raga, un'altra cosa che non vi ho detto è che a maggio rimbiancheremo tutto, anche i colori verranno rinfrescati tutto, 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 anche il soffitto, perché poi lì comunque hanno un po' rovinato ovviamente per aprire tutto. Sono stati, ragazze, perfette, pulitissimi, credetemi, hanno attaccato un sacco sotto al soffitto per quando hanno pulito, veramente non posso dire nulla. Ovviamente un pochino di furigine, ripeto, l'ho trovata sui battiscopa. Perché raga, comunque è normale, penso, è impossibile proprio che non trovate neanche un granello, però ripeto, sono stati veramente pulitissimi, ogni volta che c'era un ragazzo con la scopa in mano, spazzava, non posso dire assolutamente nulla, un lavoro perfetto e pulito, oltre il piccolo staffarino qua, ma non è che è colpa loro, purtroppo le cose succede che escono un pochino rotte, non è che hanno colpa, però raga, veramente bravissimi, non posso dire nulla, bravi, brave, però ovviamente io poi ho pulito, lavato a terra, perché sapete com'è, no? E niente. Quindi ragazzi, adesso devo solo pulire il bagno e così poi dopo mi volevo preparare alle 10:30, volevo andare un attimo al Conad, volevo prendere l'uovo di Pasqua sia a Francesco che a Christian, e quindi se ci vado stamattina così lì c'è quello che so che può piacere, raga, sono cose sciocche, però comunque è in tema che a loro può piacere moltissimo, quindi voglio prendere quello. Speriamo che me lo trovo, e se no ciccia, raga. E niente, che vi volevo far vedere? Ah, raga, perché io, raga, sapete che succede? Facendo a volte le live su Instagram, mi confondo se ve le ho fatti vedere oppure no, ma comunque credo di no. Sono stata da NKD, per vedere un po' le cose di Pasqua, perché lì c'ha cose veramente molto molto carine. Se ce l'avete vicino andate a darci un'occhiata, perché c'ha molte cose sfiziose. Comunque, oddio, il coniglietto no, però vabbè. Allora, ho preso questo cuore, guardate che bello, ragazzi, questo tanto rimarrà qua anche se non è Pasqua. Questo qua l'ho trovato da Casa Shop, bellissimo, ragazzi, io quando l'ho visto mi sono innamorata. Poi è bello pesante, molto molto carino, e l'ho messo qua vicino. Questa è una candela che ho trovato a un centro commerciale che andiamo noi, che si chiama Emisfero. Erano in offerta, ne ho prese tante, mo le altre sono consumate perché le accendo. Non si sente tantissimo, però comunque, ragazzi, si sente. Poi ho preso, sempre da NKD, questa pecorella, raga, ma ditemi voi, ditemi voi quanto è carina, troppo troppo bellina, e l'ho messa qui. E poi ho preso anche questo profumatore, raga, che adesso è finito, perché metà l'avevo messo in quello là che ho messo il bagno, in bagno, e l'altro l'ho lasciato qua. Però raga, mo mi piace la bottiglina e l'ho lasciato qua, perché c'è il rosa, sapete che un po' di rosa in casa ce l'ho. E poi sempre da NKD, raga, ho preso sto vaso bellissimo, mi piace tanto. Guardate che carino, rosa lucido, e anche i fiorellini c'erano e li ho presi. Io raga, da NKD, ripeto, mi ho preso tante cose, anche quel fiore che vedete lì, quello rosa, l'ho preso sempre lì. Quindi andate a darci un'occhiata se ce l'avete vicino, dove sei, Giusy. E niente, raga, ieri il ragazzo, quando stava montando un pezzo qua della stufa, mi sembra gli affari bianchi, i sportellini davanti, non lo so come ha fatto, poi si è alzato, ha urtato questa. Ho detto, Dio, non cadere, non cadere. Per fortuna l'ha presa in tempo. Mi sarebbe dispiaciuto tanto, anzi, perché questa è una bombonina, ripeto, a parte che mi piace, poi mi sarebbe veramente dispiaciuto tantissimo. Tutta più l'avrei richiesta alla mia amica Eleonora, se ce ne aveva altre. Beh, scherzo, raga. Comunque, è bellissima. E quindi, mamma mia, quando ho visto che ha fatto dum, 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 tutta la bombonera! In testa a me, eh. Vabbè, raga, qui ho fatto sempre la stessa composizione. Ovviamente sono andata domenica a messa e ho preso le palme. E quindi l'ho messa sempre qui in mezzo e basta. Questo è quanto. Poi dovrò andare da Casa Shop
perché ovviamente noi domenica, che sarà Pasqua, abbiamo mia cognata a pranzo con mio suocero, il marito, le figlie, eccetera. E quindi voi, come sapete, a me piace allestire ovviamente la tavola per Pasqua, e quindi voglio vedere qualcosina di sfizioso da proprio mettere anche come segnapò, come ho fatto per Natale, e voglio vedere se trovo qualcosa di sfizioso, vediamo un poco. E questo è quando, raga, io adesso vado a pulire il bagno perché sennò chiacchiero solo, e ci vediamo. Allora, spero che non si senti la musica, che c'è Cristian che sta a fare la doccia e mette sempre la musica, ma va bene. Ho preso le uova, allora due, adesso capite il motivo. Va bene. Allora, ragazze, sono stata al Conad e, come avevo detto prima, volevo fare, diciamo, una sorta di segnaposto da mettere dentro i piattini. Devo ancora prendere il bigliettino da dove scrivere il nome, poi quello lo farò sabato, ragazze. Allora, sono andata e non c'era nulla che mi attirava, oppure le sciocchezze che però non mi piacevano, cioè non mi piacevano neanche, ma che costavano un po' troppo, sinceramente, per quello che erano, eh. Vabbè, comunque, poi mi è venuta un'idea. Sapete quando mi si accende la lampadina? Bling! Ho visto le ovettine di cioccolata di Pasqua. Allora ho detto, sai che c'è, che faccio? Faccio i sacchettini con le ovettine dentro, ovviamente il nastrino. E li metto come anche una sorta di regalino, no? E in più vicino poi ci metterò il nome. Allora ho preso, vi faccio vedere, vi appoggio un attimo qua così almeno vedete meglio, ecco, già lo vedete. Ho preso questo busta di ovetti. Questi sono al gusto cioccolato fondente con cremoso ripiena alle nocciole, buonissimo, è mezzo chilo, ragazzi. Noi ne dovremmo essere all'incirca 8-9, ancora non sappiamo di certo, comunque hai voglia. Ho preso le bustine, queste qua trasparente, da poter mettere, io non so, ma quante ce ne stanno dentro? Ah, 10, perfetto. Comunque, e poi ho preso i nastrini, questi qua, ho preso uno giallo e l'altro color panna, così faccio uno diverso dall'altro. E poi, raga, vi ho detto quando sabato, adesso non so sinceramente a questo punto se andare da Casa Shop, credo di andare più dai cinesi, da trovare qualche questi segnaposto, che ne so, bigliettini, adesso vedo un po' come posso fare, da poterli mettere vicino, tanto li chiuderò con questo. Ovviamente prima mi serve l'aspiratrice, credo. Adesso vedo. Poi ci metterò comunque il nastrino, che è più carino vicino. Questi sono fatti apposta, ragazze. Pagato questo 85 centesimi l'uno. Questo veniva a 2,79 euro, mi sembra. E poi questi qua, ragazzi, erano in offerta a 2,60 euro. Comunque, mezzo chilo a voglia fa. E quindi poi farò questi sacchettini e farò questo. E in più, ripeto, quando è sabato che vado a fare spesa, prenderò qualche altra cosina, più che altro per da mettere il nome, e poi vedo per apparecchiare la tavola. Ando, metterò la tovaglia bianca e voglio vedere se trovo per il centro tavola tipo un runner, però che comunque di Pasqua, ecco. Ma adesso vedo un po', vedo dai cinesi, boh, non lo so, e basta. Ripeto, tanto metterò queste cose qua. Ho trovato anche i ruoti, quelli di alluminio fatti bene, da poter fare la lasagna, perché ero in offerta, raga, e l'ho presi. E poi basta, vabbè, ripeto, ho preso le due uova di Pasqua per Cristian e Francesco. Quello là è di Francesco, gliel'ha preso la Mari. E come sapete, lui è appassionato di Spider-Man e Mari gli ha preso questo. E niente, questo è quanto. Ho messo anche a preparare il pranzo per Cristian, pasta e piselli. Io mi farò il riso, tanto lo condisco con la salsa di soia, raga, a me piace tantissimo. E a posto, oggi dovrei andare anche in palestra. Piove, 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 ma noi non ce ne frega niente, tanto non è che devo andare a piedi, vado con la macchina. E niente, ragazze. Poi, boh, non so quanto durerà questo video, ripeto, perché ecco, diciamo, questa è. Ripeto, ando dopo l'anno in palestra e niente, ripeto, voglio solo far vedere la stufa se la riusciamo ad accenderla. Credo di sì, perché comunque è abbastanza umido, non è caldo proprio, e quindi è probabile che nel pomeriggio un pochino l'accendiamo. E niente, raga, questo è quanto. Noi ci aggiorneremo, ripeto, dopo. E niente, spero di avervi dato anche un'idea, se qualcuna di voi, tanto credo che questo video lo faccio uscire ovviamente prima di Pasqua,
Qualche idea, ecco, così per fare questi sacchettini, ragazzi, è carino anche come, ripeto, segnaposto, in più è un regalino, un dolcetto, ed è carino, ecco, a me piace tantissimo fare queste cose. Mi è venuta st'idea, non ci ho pensato proprio, vi sono sincera, e quindi sono molto contenta. E niente, ragazzi, tanto, ripeto, ci aggiorniamo più tardi. Buongiorno, mazza che voce che ho fatto. Allora ragazze, come potete vedere ovviamente il giorno dopo, mi sono svegliata da circa mezz'oretta, un quarto d'ora, boh, vabbè, comunque ho appena finito di fare anche colazione. Ieri poi una cosa e un'altra, non ho chiuso più il vlog. Niente, poi come avete visto, perché ve l'ho fatta vedere anche accesa la stufa, perché poi è venuto il tecnico. Dove ha cambiato questa calamita, ovviamente lui ha detto accendiamola così vediamo, e niente, tutto a posto, si chiude benissimo. E niente, ragazzi, comunque veramente siamo molto contenti di questo acquisto, ci voleva come fonte di calore, ci voleva tantissimo come risparmio, come ben sappiamo tutti che i prezzi qui del gas salgono sempre di più. E quindi, visto che avevamo questa fortuna di avere la canna fumaria, di poter mettere una stufa, o potevamo mettere anche un camino, ma io desideravo più la stufa, sinceramente. E niente, ragazze, quindi veramente soddisfatta, molto molto felice. E poi ci saranno anche altri lavoretti da fare ancora. Poi pian piano vi farò vedere. E niente, ragazze, io vi voglio augurare una buona Pasqua. Passatela serenamente. Vi do un abbraccio a tutti, tutti, tutti quanti voi. E niente, spero di vederci presto. Vi mando un grosso bacio e buona Pasqua.